Siamo alla nona giornata di campionato di seconda categoria, Girone B. Il Pomarico affronta in casa il Potenza, una partita non bella dove il Potenza vince per 4 reti a 0. Un primo tempo disastroso, infatti il Potenza va subito in rete al quinto minuto su un calcio di punizione e sempre nel primo tempo segneranno altre due reti. Invece nel secondo tempo ci sarà un'altra rete sempre del Potenza che chiuderà la partita per 4-0. Vediamo subito l'intervista del presidente. Siamo alla nona giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida il Potenza perdendo per 4-0. Una brutta partita del Pomarico. Presidente, un po' le tue impressioni su come hanno giocato un po' i nostri giocatori e come ha giocato anche l'altra squadra? Niente, la pausa natalizia a noi ci ha penalizzato molto perché i ragazzi diverse volte non sono venuti agli allenamenti, quindi la squadra fisicamente era un po' a terra. Il mister ce la mette tutta, però i ragazzi non lo seguono. Dobbiamo prendere in settimana, riuniamo un po' la società, tutti i dirigenti, vediamo di prendere qualche provvedimento per i ragazzi. Diciamo che ultimamente la squadra proprio non sta andando dopo la sconfitta, diciamo col Calvello, una sconfitta, Ma no, la col Calvello, con il col Brienza, Brienza ma per 7-3, una sconfitta, e ora un'altra sconfitta per 4-0. Diciamo sono sconfitte abbastanza pesanti che stanno penalizzando sì, anche alla fine della classifica. purtroppo per noi in seconda categoria è la prima esperienza, quindi per noi tutto è nuovo. Non abbiamo capito bene quello che c'era successo a Brienza, si è ripetuto anche questa sera qua in casa. Perdere una partita 4-0 in casa è molto dura, è molto pesante anche per lo spogliatoio, per i dirigenti, c'è molta tristezza. Non sappiamo come gestire la cosa, anche perché ci sono parecchi infortunati. Non abbiamo fatto nessun acquisto perché contavamo in questi ragazzi, però Che cosa secondo lei proprio non ha funzionato? Che cosa non ha funzionato pure nella squadra? ma come tutte le partite di campionato, ci sono i primi 20 minuti dove noi subiamo, entriamo in campo con una, non lo so, non so nemmeno definirla, una non voglia di giocare. Entriamo in campo a guardare quello che Infatti al fanno. quinto minuto abbiamo preso il primo gol e Abbiamo poi preso sempre al primo tempo sono arrivati altri altri due due gol, gol, come si è quindi. ripetuto anche a Brienza. Prendiamo sempre i primi 5 minuti le reti, e poi il secondo tempo cerchiamo di recuperare, ma naturalmente ci scopriamo un po' dietro e gli avversari in contropiede ci fanno gol. Forse il migliore di questa partita è stato Marcello, che comunque cioè, dimostra ogni volta di non. Marcello c'ha una grandissima grinta, però i numeri non sono dalla sua parte. Marcello è grande come età, però lui mette tutto, esce dal campo sfinito, quindi a noi sta Da solo bene, non può, non può. da solo non può fare nulla. Marcello è di esperienza, dovrebbe gestire quello che può, gestisce, diciamo, la difesa. Non è nemmeno colpa della difesa perché arrivano in massa in area e i difensori non possono fare nulla. Abbiamo delle grosse carenze in porta perché abbiamo visto il primo tempo, tre gol, tre tiri, tre gol, il portiere non è entrato proprio in partita, anche il mister vedremo di lavorare molto sui Anche portieri. il secondo tempo, diciamo, poi abbiamo preso Secondo, altri due gol, altri quindi. due gol, perché è sempre quello No, il problema, un altro un gol, altro gol, sempre perché quello il 4-0. problema, siamo scoperti perché poi vogliamo recuperare, ma così ci affossano completamente. Abbiamo visto anche molta distanza tra le punte e il centrocampo, insomma una formazione da rivedere, lavoreremo tutta la settimana per poi arrivare subito dopo l'Epifania, anzi no, all'Epifania vedremo di fare qualcosa. Speriamo che va meglio, ora ci aspetta una trasferta. A Grassano, A comunque, sono Grassano, trasferta. in amichevole abbiamo vinto contro il Grassano, una squadra che si è rinforzata, una squadra che ha fatto preparazione atletica durante la pausa invernale. A noi ci ha penalizzato
questa pausa. Vediamo ora questa settimana di intensificare e speriamo di portare un risultato utile la prossima Va partita. bene, la ringrazio Presidente per le sue delucidazioni e ci sentiamo al prossimo incontro. Ok, grazie a lei.